Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di nuovo di lucidatura dei metalli, di pulizia dei metalli. In particolare ci concentreremo sul rame. Io ho dovuto pulire una griglietta esterna che, stando all'esterno, si era veramente ridotta male. Voi magari dovete pulire delle pentole, qualsiasi cosa avete di rame e farlo tornare allo splendore originale. Oggi ci concentreremo innanzitutto sul capire se i metodi naturali funzionano. Quindi utilizzeremo tre metodi naturali, dopodiché passeremo ai metodi chimici e vediamo di capire se i metodi naturali funzionano, cos'è meglio, faremo una carrellata generale. Ma non voglio spoilerarvi oltre, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete abbiamo qui una griglietta in rame che è stata fuori all'esterno per tantissimo tempo, credo un paio d'anni, quindi è veramente ridotta abbastanza male. Per provare a lucidarla utilizzeremo due metodi differenti inizialmente. Il primo metodo per lucidare il rame è basato su aceto e sale. Quindi andremo a mettere in una casseruola acqua, aceto e sale, più o meno in parti uguali, e andremo a far bollire la nostra griglia per una decina di minuti e in teoria dovrebbe tornare brillante, almeno così dicono su internet, vediamo se è vero. Secondo metodo che utilizzeremo è basato invece sul bicarbonato di sodio e il limone. Andremo a tagliare a metà il limone, mettere del bicarbonato sul rame e strofinarlo con il limone. Vediamo che cosa succede. Terzo metodo naturale che utilizzeremo sarà il nostro solito detergente naturale al limone. Proveremo a pulirlo con quello, dopodiché, se non è venuto assolutamente perfetto, passeremo al nostro solito Sidol, quindi utilizzeremo un metodo chimico e vediamo che cosa succede. Bene signori, a giudicare dal colore dell'acqua qualcosa è successo. Ora lascio un po' raffreddare perché adesso è bollente e poi andiamo a vedere se questo metodo ha funzionato. Come potete vedere è molto migliorato rispetto a prima, non è più nero, assomiglia del rame sicuramente, però il metodo naturale non è riuscito a lucidare completamente il rame e a farlo tornare come nuovo. Io qua con lo Scottex continuo a togliere parti nere, però non siamo riusciti a raggiungere il risultato sperato. Ora proviamo con la fase 2. Bene signori, bicarbonato e limone sembra che funzioni, ma comunque ancora non ci siamo. Siamo riusciti a riportarlo quasi all'originale, guardate per esempio questo pezzo. Il problema è che nel mio caso, essendo questa una griglia, mi ha impiastricciato tutto col bicarbonato e il limone e comunque è difficile da utilizzare, però ha una sua funzionalità. Quindi io direi che funziona abbastanza bene. Se non riesce però a riportarlo meglio che qui,
ancora non ci siamo. Adesso io lo metto un po' sotto l'acqua, vedo di finirlo con il limone, farlo tutto così, e poi passiamo al nostro terzo sistema naturale, o meglio metodo naturale. Bene signori, gli ho dato una sciacquata. Sinceramente il nostro detergente universale stavolta ha un po' toppato. Quello che è stato tolto dal limone col bicarbonato e dall'aceto con il sale. Ora non ci resta che il nostro ultimo esperimento. Passare cioè ai metodi chimici, cioè il nostro mitico Sidol. Vediamo che succede. Bene signori, sinceramente questa volta non mi sento di dire che i metodi chimici funzionano meglio. Abbiamo ottenuto un bel risultato anche con limone bicarbonato, sinceramente mi sono stupito, e anche il Sidol non ha fatto granché. Diciamo che è vero che la forma di questa griglia è un po' così, però anche fatto con una pentola non sarebbe venuto come voglio io. Per cui vi invito a scrivere qui sotto nei commenti cosa fate voi per pulire il rame, quali prodotti utilizzate, così che li possiamo provare. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, che soprattutto possa esservi utile per capire come dovete fare per pulire il rame. Detto questo, io vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.